Governo insensato e coprifuoco inutile dopo le 10 di sera. Infatti, in qualunque città di provincia e nel meraviglioso Abruzzo, a Sulmona, sotto la scultura di Ovidio, nella città di Ovidio, verso le 8:30 di sera, nessuno girava per strada. Assolutamente nessuno. Non abbiamo trovato nessuno. Ci ha raggiunto una consigliera di Fratelli d'Italia e con lei abbiamo fatto un giro di luoghi abbandonati nella città completamente vuota. Qualcuno però ha saputo e qualcuno forse ha fatto delle fotografie o dei selfie e ha fatto girare l'immagine di una persona mascherata, la consigliera di Fratelli d'Italia, e due, a distanza molto conveniente, di 1 metro, 1 metro e mezzo. Senza mascherina, una è il pittore Formichetti, l'altro io. Naturalmente questo è stato sottolineato con l'aspetto della delazione, che dice: vedi, vedi, vanno a Sulmona senza mascherine. E con il pericolo per chi? E con il rischio per chi? Formichetti per me e io per lui, essendo pressoché congiunti e comunque separati dalla distanza che la legge consente. Perché occorre scrivere quelle idiozie, e magari qualcuno anche della politica locale approfittarne, per infamare qualcuno perché non fa qualcosa di assolutamente inutile? Sia invece chiaro che è utile per molti, avrete letto sui giornali che questo affare delle mascherine, 40 milioni di mascherine al giorno, ha portato delle persone che facevano qualunque altro mestiere a avere di tangenti 72 milioni di mascherine. E certo che se tu le porti quando servono, negli ambienti degli ospedali, negli interni dove ci sono persone vicine, li porti in qualunque momento, li porti per strada, anche da solo, guidando l'automobile, crei un affare formidabile, in cui i soliti capaci di rubare rubano 72 milioni. È la sola ragione che convince che dietro non c'è nessuna vera necessità di salute, ma semplicemente un affare. E perché chiunque ci abbia criticato, di qualunque posizione politica, si possa pentire d'aver fatto quell'affermazione, occorrerà leggere il DPCM che è stato in vigore fino all'altro ieri, cioè fino al giorno in cui ero a Sulmona, il 1° di dicembre, emanato il 25 ottobre. Dice l'articolo 1, teste di nulla, balordi, di piccoli giornali, diffamatori, calunniatori, delatori, per dire nulla e per dire qualcosa che non costituisce pericolo per nessuno, nessuno per le strade. Il coprifuoco alle 8:30, mentre io ammiravo la scultura di Ettore Ferrari dedicata a Ovidio. Ai fini del contenimento della diffusione del virus è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione, vuol dire avere sempre con sé mascherine. Con sé, eccola. Ecco la mascherina, ecco la mascherina. Sempre con sé, ecco la mascherina. Ecco la mascherina. Quindi la mascherina sempre con sé. Questi sono gli stessi dispositivi di protezione che avevo in tasca quando ero a Sulmona. Di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso, nei luoghi al chiuso, cari politici locali. Diversi dalle abitazioni private, io sono stato in molti luoghi, anche a Sulmona, in case private dove non era necessario, quindi in luoghi al chiuso diversi da abitazioni private, e in tutti i luoghi all'aperto, a eccezione, ero per strada da solo, dei casi in cui per le caratteristiche dei luoghi, città deserta, e le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, comunque con salvezza dei protocolli, e quindi sostanzialmente era perfettamente legittimo che da soli, per strada, distanziati di almeno 1 metro, Formichetti ed io girassimo senza mascherine. Che senso ha scrivere che eravamo senza mascherine? Era nel nostro diritto esserlo. Teste di cazzo!